Apri il tuo sacchetto e troverai le sagome in pannolenci morbidoso già laserate e pronte per comporre il tuo esidù. La gomma piuma da 1 cm perfetta per imbottire le spiegazioni con numerazione progressiva per aiutarti nell'assemblaggio. Il cartamodello cartaceo per poter ricreare il tuo personaggio ogni volta che vorrai e con altri pannolenci morbidosi a tuo piacere. E la cartolina da collezionare o da scrivere come biglietto d'auguri. Vediamo insieme il procedimento. Appoggia la sagoma più grande sulla gomma piuma e disegna il contorno con una penna. Sposta poi la sagoma di pannolenci e disegna sulla sagoma di gomma piuma un tratto più piccolo di 5 mm tutto intorno al perimetro. Ritaglia poi la sagoma seguendo la linea più piccola e otterrai l'imbottitura. Segui la numerazione progressiva che trovi sul disegno partendo dalla sagoma 1, che è la più grande, quella della base. Unisci poi la sagoma numero 2, che sono i piedini, la numero 3, che è il viso, la numero 4, che è il gilet, la numero 5, che sono i capelli, la 6, che è il bordo del cappello, la numero 7, che è il colletto, e la numero 8, che è il naso. Poi decoriamo con gli occhietti e il bottoncino. Le sagome le puoi cucire a punto filza o incollare con la colla a caldo o con della colla per tessuti. Sovrapponi le due sagome grandi con al centro la sagoma in gomma piuma e cuci tutto il contorno unendole. Utilizza il punto che preferisci tra punto filza, sopragitto o punto festone. Ed ecco fatto! Quindi cosa aspetti? Collezionali tutti! EasyDo, crealo anche tu!